Ho pensato che l'unico modo per vendicarsi della morte di Paolo è quello di consegnarlo all'immortalità, sperando di avere vicino a lui un posticino. Dopo la frase che ha commosso tutti sui social, è morta la mia giovinezza, Fantozzi è stato l'unico uomo che mi abbia veramente amato, Anna Mazza Mauro, a modo suo, ricorda il grande villaggio. Non mi va di parlare, di dire quanto era buono, quanto era bello, quanto era caro. Non è vero. L'attrice ha riccione per ritirare il cineciacca alla carriera. A me dà un po' fastidio il concetto di premio alla carriera, perché mi sembra l'orologio fantozziano che danno agli impiegati, dice vai, hai finito, arrivederci, grazie. C'ho tante cose da fare. Capace di ironia e autoironia pungenti, si legge nelle motivazioni del premio, la signorina Silvani, anche davanti al pensiero della morte, non si smentisce. Pensa quando il prossimo incontro invece intervisterete Paolo Villaggio, che sarò morta io, e direte a Paolo com'era la signorina Silvani, un cesso terribile, un cesso immondo. E a proposito, una cosettina divertente tra me e Paolo, quando siamo andati da Barbara D'Urso hanno chiesto a Paolo ma come mai all'inizio ha scelto Anna Mazza Mauro, e lui ha risposto perché avevo bisogno di un cesso, e io ho risposto un cesso sul quale avresti appoggiato molto volentieri le tue chiappe. Sono un angelo o un'aquila? No, è uno stronzo.